Dopo essere stato organizzato in grandi città, trova ospitalità in Molise e comincia domani a Montorio nei Frentani la 3 giorni dedicata al 22esimo campionato del mondo di organetto e fisarmonica diatonica. Un evento importante per un comune che ha scelto i percorsi culturali per trovare una propria collocazione nel panorama artistico nazionale ed internazionale e provare a segnare un suo adeguato sviluppo turistico. Siamo allenati da 21 anni, organizziamo noi artisti di questa terra e quindi il campionato del mondo di organetto viene su un, si va a immettersi su un substrato qualificato e rodato. È un'avventura, è da un anno che ci stiamo lavorando, amiamo la cultura del bello perché sappiamo che grazie alla cultura del bello si può solo crescere. C'è soddisfazione e entusiasmo dappertutto e i conti si faranno dopo, la ricaduta economica sarà sicuramente notevole, non saranno solo i 3 giorni ma sono i giorni di preparazione, i giorni in cui verranno persone per curiosità, abbiamo occupato tutti i posti letto e tutta la ristorazione della zona e avremo migliaia di presenze e li possiamo riuscire a contenere con una certa facilità. Un evento sicuramente significativo che è stato voluto ed organizzato dal coordinamento dei borghi d'eccellenza in collaborazione tra i tanti della regione Molise del Comune e Proloco di Montorio nei Frentani. Siamo riusciti a portare un campionato del mondo del Molise, il primo vero campionato del mondo che si tiene nel Molise, quindi davvero grande orgoglio molisano, ma soprattutto grande orgoglio per una regione che deve uscire obbligatoriamente da una dormienza atavica che comunque ci attanaglia, quindi questo campionato del mondo che sia il volano per poter far sì che effettivamente il Molise abbia il giusto ristoro che merita.